Salve a tutti e benvenuti al resoconto finanziario quotidiano del venerdì. Google di Alphabet Inc. inizierà a pagare Agence France Presse per i suoi contenuti di notizie come parte di una partnership quinquennale che segna uno dei più grandi accordi di licenza conclusi dal gigante della tecnologia. La Gran Bretagna sembra destinata a diventare la prima grande economia ad aumentare i tassi di interesse dall'inizio della pandemia di Covid-19, dopo che i dati sull'inflazione hanno mostrato che i prezzi sono aumentati al tasso più veloce in un decennio. L'euro è rimbalzato dai minimi di 16 mesi rispetto al dollaro, poiché i trader hanno valutato se la recente impennata della valuta statunitense, alimentata da diverse aspettative per gli aumenti dei tassi di interessi, fosse andata troppo oltre. La coppia dollaro americano e giapponese ha scambiato lateralmente nell'ultima sessione. Lo stocastico RSI sta dando un segnale sell. La coppia Bitcoin dollaro americano ha ceduto il 3,9% nell'ultima sessione. L'indicatore stocastico sta dando un segnale sell, che coincide con la nostra analisi tecnica generale. La coppia oro-dollaro americano ha perso lo 0,4% nell'ultima sessione. Il segnale buy del rock è in linea con l'analisi tecnica generale. La coppia petrolio grigio-dollaro americano è salita alle stelle dell'1,1% nell'ultima sessione. L'oscillatore Ultimate indica un'opportunità di buying. Il Baker Hughes US Oil Rig Count degli Stati Uniti sarà rilasciato alle 18, l'indice dei prezzi di produzione della Germania alle 7, le vendite industriali dell'Italia alle 9. Il CFTC JPY NC Net Positions del Giappone sarà rilasciato alle 20.30, la fiducia dei consumatori di GFK del Regno Unito alle 00.01, la vendita al dettaglio del Regno Unito alle 7. Ci auguriamo che abbiate apprezzato le prospettive di mercato del venerdì. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo.